Un Surajuz 99, siamo tornati con un nuovo video, siamo tornati nella nostra Creation Game di FIFA 22. Oggi è grande richiesta, vi mostro come creare Mehdi Lerice, l'ala destra della Sampdoria, rientrata dal prestito in Serie B nella scorsa stagione. Vi ricordo ragazzi che ovviamente siamo agli ultimi video di FIFA 22, dopodiché tra poco meno di una settimana e mezzo passeremo finalmente a FIFA 23, quindi dopo ci dedicheremo alla Creation Game nell'altra edizione del nostro grande gioco tra leggende, giovani delle primavere, giovani giocatori che non sono presenti su FIFA, in modo da creare un grandissimo database che ci accompagnerà dal 30 settembre 2022 al 30 settembre 2023. E ovviamente avrò bisogno della vostra massima presenza, come avete fatto in questi lunghissimi mesi in vostra compagnia. Vanno le ciance, ragazzi, passiamo alla costruzione di Medileri. Non so come si pronuncia, se Leris o Leri è francese, quindi immagino sia Leri. Nome Medi, cognome Leri, nome sulla divisa Leri. Maglia 37, francese, e Sampdoria, squadra Sampdoria, è nato il 23 maggio del 1998. Fisico 186 cm per 82 kg. Posizione un'ala destra, attaccante, quindi attaccante, destro, piede destro. Attributi: attacco 65, 65, 55, 70, 63. Difesa 55-60, abilità 65-60-40-65-65, potenza 65-65-75-70-65, movimento 70-70-65-55-55. Mentalità 55, 65, 70, 60 e 65. Questo, ragazzi, per quanto riguarda gli attributi di Medileri. Passiamo adesso al volto, alla costruzione del volto, che è la cosa che interessa più a tutti. Partiamo subito dalla carnagione e andiamo a selezionare il primo modello della seconda riga della seconda slide. Sopracciglia, andiamo a selezionare il nostro caro amato secondo modello, che trasformiamo in questo modo. Occhi, andiamo a selezionare il penultimo modello della prima riga, che modifichiamo così. Naso, andiamo a prendere il quart'ultimo modello della seconda riga, che costruiamo in questo modo. Bocca, andiamo a prendere il secondo modello della seconda riga, che creiamo così. Guancia, mascella, selezioniamo il modello centrale disponibile e lo andiamo a trasformare in questo modo. Mento, prendiamo il secondo modello della seconda riga e lo costruiamo in questo modo. Orecchie, prendiamo il penultimo modello della seconda riga e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso ai capelli, ragazzi, capelli corti. Ho selezionato, partendo dall'inizio, questo modello. E in questo caso potete colorarlo in due modi differenti. Io ho utilizzato questo bianco grigio, diciamo, che ha utilizzato il giocatore come mesh, come colpi di luce, diciamo, attualmente, ma potete poi anche metterlo o più chiaro il colore, oppure mettere anche direttamente il nero. In questo momento ho scelto questo colore qui. Infine, barba e baffi, andiamo a selezionare questo modello disponibile, quindi il penultimo della terza riga.
che possiamo colorare in nero scuro o tutt'al più in un colore un po' più chiaro, ma opterei per il nero. Quindi ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento, spero diciamo di aver contribuito a completare quanto più possibile le varie squadre di Serie A della Sampdoria. Ovviamente oltre all'Eri ho creato in precedenza De Luca, Amione, anche altri giocatori ovviamente, poi anche della Salernitana, della Cremonese ho creato qualcuno, insomma questo per darvi quanta più realtà possibile nel nostro gioco in attesa che esca FIFA 23. Vi ringrazio ovviamente ragazzi, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, continuate a restare sintonizzati, a seguirmi sul mio canale perché tra poco meno di 2 settimane si parte con una grande nuova avventura tutti insieme. Beh, giusto, ma tutto ragazzi, qui con me Medileri, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.